Una colonna sonora di fischi sui titoli di coda. L'avventura di Vitaliano Bonuccelli al Grosseto a scanso di colpi di scena dell'ultimo minuto è finita. Il KO interno contro il Tau mette un macigno pesantissimo sull'avventura del tecnico allo Zecchini. 0-2 in casa nello scontro diretto, pesante contestazione nello stadio e un esonero che sembra ormai inevitabile. Nell'undici iniziale Bonuccelli deve rinunciare a Marzierli e Rinaldini e schiera Roma, Irone e Riccobono. Prima panchina per Nocciolini, dall'altra parte 3-5-2 per il Tau. Prima del fischio inizio, osservato un minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva. Dopo 4 minuti sul cronometro, il Grosseto segna con un colpo di testa Isabelli dopo uno schema su punizione, ma l'arbitro annulla tutto per un fuorigioco che, dalle immagini, risulta essere inesistente. Ripartenza e il Tau arriva in porta con una veloce, ma sul cross dalla destra Malva spara alto a 2 passi dalla porta. Al quarto d'ora Riccobono va in slalom e viene atterrato al limite, sul punto di battuta va proprio il numero 11 che tira sul palo del portiere, Di Biagio è attento. Al 33esimo vantaggio ospite. Cross dalla tre quarti destra, si inserisce Bruzzo che di testa segna il più classico dei gol dell'ex. Il primo tempo si chiude con un tiro da fuori di Capparella largo e con qualche scaramuccia nel tunnel che conduce agli spogliatoi. La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e il Grosseto alla ricerca del pari. Al 52esimo Roma Irone ci prova di tacco sul ribaltamento di fronte, invece Russo sbaglia la lettura e invita Capparella al tiro, superlativo Raffaelli. Dal corner successivo arriva il raddoppio ospite, è Lombardo a trovare lo scaldabagno di giornata che sfonda la porta biancorossa per lo 0-2. Bonuccelli prova il tutto per tutto e inserisce Marzierli e Nocciolini per Russo e Roma Irone. Proprio l'ultimo arrivato al 62esimo libera il numero 9 che va giù in area, l'arbitro lascia correre. Il Grifone inizia a spingere forse troppo tardi e giunge alla conclusione di testa ancora con Marzierli. Di Biagio blocca in due tempi, neanche un minuto dopo, sempre il centravanti su un cross dalla sinistra ci prova, palla larga. L'occasione più nitida capita al 71esimo sulla testa di Nocciolini che colpisce a botta sicura. Di Biagio con un riflesso notevole salva i suoi. Finisce 0-2, il Grosseto viene scavalcato dal Tau in classifica e scivola a meno 7 dalla Pianese. Ora la strada verso la vetta è davvero in salita e soprattutto sarà quasi sicuramente percorsa senza Vitaliano Bonuccelli.